Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo video è per spiegare quello che è successo al mio collega, perché vedo i commenti che continuano ad arrivare sulla foto che ho messo del camion tirato su dal Trastainer. Non so dove, perché la foto l'ho presa dal web, non è una foto che conosco, no, però mi ha fatto ricordare il fatto che è successo al mio collega e allora ho detto vabbè, dai, mettiamola e via. Quella foto lì qualcuno mi ha detto che è Israele, Hifax, ma non lo so, io come vi ho detto è presa da camionisti informati quella foto lì, quindi non ho idea di cosa, di dove è successo. Però mi ha ricordato il mio collega è successo così. Io nel 90 lavoravo per la TO Delta, era un'azienda di container, una bellissima azienda di container. Noi eravamo esecutori esclusivi per l'Evergreen. Facevamo tutto, spedizioni, trasporti, stoccaggio, magazzinaggio, tutto, dei container. Quindi avevamo terminal a Livorno, alla Spezia e a Venezia, mi sembra. Infatti la TO Delta esiste ancora, ma esiste nel Triestino, in quella zona là. E come tutte le cose belle poi finiscono. Finì perché il porto di La Spezia in quegli anni era in piena espansione, era in pieno boom e stava acquisendo traffici da tutte le parti. L'Evergreen trovò gli attracchi, i noli, tutte queste cose più convenienti e spostò il business alla Spezia. Noi autisti di conseguenza dovevamo andare dietro all'azienda. Io per un po' resistetti poi di dormire fuori tutte le sere per andare alla Spezia, perché poi viaggi, partivi dalla Spezia, andavi a Milano e a Livorno non venivi più, quindi nel 91 poi passai da Agneddu e venni via. Tanto qua sono a Houston, stanno ribaltando il container lì, io sono qua, ma ho già scaricato, aspetto la pausa, adesso 5 minuti e me ne vado, quindi sarò breve. Successe questo, che l'Evergreen aveva due linee principali, no? Medio Oriente e America, America, Centro America, Sud America, Nord America, e ogni linea partiva, aveva una sua nave, e avevano due navi, una ogni 15 giorni, andava e veniva, e però partivano da un terminal ben definito lì alla Spezia, uno alla Demar e uno giù lì alla Conship, proprio al porto. Successe che per convenienza aziendale lì quel giorno le navi invertirono le partenze e quindi noi andammo al solito terminal, il terminal non era quello, dovevamo andare all'altro. Il mio collega arrivò là, lui sganciò i twister lock, si chiamano così, twister lock, che tengono ancorato il semirimorchio, il container al semirimorchio, li aveva sganciati. Però quando gli dissero di andare nell'altro termine, a distante 4-5 km, lui mise in moto e andò, non stette lì a rimettere i twister, non le faceva nessuno, andavamo tutti così. Evidentemente quei 4-5 km il twister o girò o si incastrò, perché io non ero presente al fatto, io ero presente quando era già successo, arrivai, il camion era ancora là. Quindi durante questi 4-5 km evidentemente ha girato qualcosa. Quando arrivò sotto il Trastainer per scaricare, a regola a terra ci deve stare sempre un operatore che coordina con l'operatore che sta sul mezzo a 20-25 metri lassù, in modo da controllare se c'era qualche anomalia a terra. Hanno una radiolina in contatto con quella. Come vi ho detto, quei Trastainer lì erano famosi per la velocità, sia di spostamento a terra, di sollevamento, avevano un sistema di anticollisione, quindi non si sarebbero scontrati, avevano già un radar, vi parlo del 90, erano mezzi all'avanguardia, erano velocissimi e si facevano prendere un po' la mano. Più avevano un'altra caratteristica, avevano il bilancino che si girava da sé, praticamente ruotava il container con la porta a destra o a sinistra a seconda di come era posizionato il camion. Non dovevi girarti tu, si girava lui, ti girava il container e te lo metteva intanto là, hanno tirato su.
te lo metteva lui in posizione da come dovevi scaricare, no? E come dovevi posizionare il container sul rimorchio. E l'operatore, quando agganciò il bilancino, quando mise il bilancino sul container, tirò su abbastanza violentemente. L'altro operatore a terra con la radiolina non fu pronto a segnalare, non si accorse, non so, detto io non ero presente, di quello che stava succedendo, e tirò su il camion. Era solo un twist che rimase attaccato, quello anteriore sinistro, lato guida. Quindi immaginate, se voi sollevate questo mezzo da lassù, questo venne su tutto storto, no? Non venne su dritto, venne su. Quando arrivò a un paio di metri d'altezza, l'operatore si accorse di quello che succedeva, con la radiolina ha detto lo stop. Frenando di colpo si staccò, rimbalzò sulle gomme e cappottò vicino ai binari del treno che c'erano lì. Il parabrezza davanti schizzò via, lui uscì dal parabrezza un po' malandato, un occhio, un braccio, una mano, e tutto lì. Non è che ci fu nulla di tragico, però fece abbastanza scalpore, perché andò a finire sulla stampa locale lì della Spezia, le fotografie, l'azienda incazzata, insomma successe un po' di casino, dai. Era un venerdì sera, ricordo c'era anche le partite del mondiale, ho detto Italia 90, andammo lì a vedere le partite e successe questo fatto qua. Ma succede di spesso nei porti, non è una cosa sporadica, è una cosa che succede abbastanza frequente, perché anche sganciando le twist a volte rimangono forzati, perché poi i container non sono mai caricati uniformemente di peso. Quindi quando il trastainer o lo stalker, il mezzo a terra gommato, o la B75, anche quella più grossa gommata, la Belotti, aggancia sopra il tetto del container e va a sollevare, si alza sempre un po' scompensando e magari forza, rimane un twist agganciato. Lì sta nella bravura dell'operatore, lì di vedere se è tutto a posto. Però a volte va bene, a volte va male, quella volta andò così come andò. E poi da lì successe una cosa che per l'azienda lì e gli autisti di quell'epoca di Livorno rimase storica, ma questo è un'altra cosa, sempre di conseguenza quella sera lì. Va buono ragazzi, me ne vado a far gasolio qui a Modena e poi sgancio a Bologna, riaggancio e me ne vado. Ciao a tutti!